Il cielo stellato. Ad occhio nudo è visibile soltanto una minuscola porzione di quegli abissi di spazio e di tempo che chiamiamo universo. Quante cose sono state scoperte e quante restano ancora da scoprire? Le ricerche, i calcoli e le congetture degli astronomi hanno portato a risultati sorprendenti, persino paradossali. Sussurri dallo spazio, echi dall'attimo in cui tutto ebbe inizio. Stelle oscure, stelle nane, stelle che divorano altre stelle. Ammassi di stelle, galassie e ammassi di galassie, concentrati in strutture più grandi e bizzarre. Solo di recente abbiamo cominciato a capire le proporzioni di tutto questo. Abbiamo scoperto l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. E la scienza è dovuta ricorrere a misure mai usate prima. Un decimilionesimo, di mille miliardesimo, di mille miliardesimo, di mille miliardesimo di secondo. L'universo si è espanso in questa frazione di secondo di un milione di milioni di milioni di volte. La temperatura dell'universo, appena nato, era di mille miliardi di gradi. Ma cominciamo il nostro viaggio nelle profondità del cosmo da una regione che ci è familiare. Il nostro Sole ci appare così luminoso perché è vicino, dista appena 150 milioni di chilometri dalla Terra. Il Sole è una stella, ma le stelle, si sa, sono lontanissime. È a circa 40.000 miliardi di chilometri da noi, una distanza tale che la luce di Proxima Centauri, e parliamo di luce, quindi la cosa più veloce che ci sia nell'universo, impiega 4 anni e 4 mesi per arrivare fino a noi. In misure astronomiche è a circa 4,33 anni luce da noi. Il nostro Sole è solo una delle miliardi di stelle nella galassia che chiamiamo Via Lattea. Quanto misura di diametro la Via Lattea? Parecchio. 100.000 anni luce. E la Via Lattea non è che una tra circa 50 miliardi di galassie. Si trova ad un milione di anni luce dalle più vicine galassie, in un quadrante galattico che si estende per centinaia di milioni di anni luce. Si dice che un uomo che contempla l'universo sia come una formica che osserva un grattacielo. E da sempre l'uomo ha rappresentato le luci del cielo a sua immagine e somiglianza. Ha personalizzato le stelle, dando loro un nome, proprio come si fa con i cani o i cavalli. Questo ammasso di stelle che appare nel cielo meridionale è noto come costellazione di Orione. I pastori dell'antica Creta videro in queste stelle un cacciatore armato di bastone e con uno scudo di pelle di leone. Decisamente ai pastori cretesi non mancava la fantasia. Dove ha origine la nostra attuale conoscenza dell'universo? Da sempre l'uomo cerca di capire l'immensità che lo circonda. L'imponente maestosità del cielo notturno nel corso dei secoli ha suscitato nell'uomo meraviglia e venerazione. Gli astronomi dell'antichità elevarono megaliti e monumenti orientati verso l'alba e il tramonto. Nel 300 avanti Cristo, Aristotele ipotizzò che la Terra fosse circondata da globi trasparenti, sui quali erano fissati il Sole, la Luna, i pianeti e, molto più lontano, una volta punteggiata di minuscole stelle. Ancora nel XVI secolo, molti credevano che la Terra fosse il centro dell'universo. Solo pochi studiosi, come Copernico, avevano capito che in realtà ruotava intorno al Sole. Poi, nel 1608, Galileo Galilei sentì parlare di uno strumento ottico costituito da due lenti fissate alle due estremità di un tubo. Ne costruì uno e lo puntò verso l'alto. Fu quello l'inizio di una straordinaria avventura della conoscenza, perché improvvisamente l'uomo riusciva a ingrandire la sua vista e guardare il cielo in modo nuovo. Improvvisamente i pianeti assumevano un nuovo aspetto. Sulla Luna si potevano scorgere per la prima volta i crateri,
ma anche Saturno, Giove rivelavano un volto nuovo. Soprattutto il cielo stellato si rivelava un luogo fantasticamente pieno di stelle e di ammassi stellari, molto più di quanto si potesse intuire prima. Tutto questo con uno strumento ancora rudimentale, soprattutto assai poco potente. Il telescopio di Galileo aveva una capacità di ingrandimento pari ad un comune binocolo, ma fu più che sufficiente per scoprire le fasi di Venere, le macchie solari, le montagne lunari e le quattro lune di Giove, dette appunto galileiane. L'universo di Aristotele, con le sue perfette sfere trasparenti, andò in pezzi, e da allora i cieli smisero di essere semplici. Le stranezze non erano certo finite. Ricordate Orione? Proprio al centro della sua spada c'è una stella che per secoli è stato impossibile mettere a fuoco e veder brillare, anche con i più potenti telescopi. Il corpo celeste fu quindi chiamato nebulosa. Col tempo gli astronomi trovarono molte altre di queste macchie opache nel cielo stellato. Nel 1924 i grandi telescopi astronomici usavano specchi e lenti per concentrare la luce. Quello sul Monte Wilson, nel sud della California, aveva uno specchio collettore di circa 2,5 metri di diametro. Questi telescopi riuscivano a catturare le immagini su lastre fotografiche dopo lunghi tempi di esposizione accuratamente calcolati. In una notte di quasi 90 anni fa, sotto la fredda e buia cupola dell'osservatorio, Edwin Hubble studiava un tipo particolare di stella, detta variabile cefeide. Gli astronomi se ne servono per calcolare le distanze, perché la luminosità delle cefeidi è nota e stabile, quindi possono funzionare come dei fari. Sanno che più una cefeide appare fioca, maggiore è la sua distanza dalla Terra. Hubble stava cercando le cefeidi impresse sulle lastre fotografiche, quando si accorse di avere sotto gli occhi un'altra galassia, distante 2 milioni di anni luce. Era Andromeda, considerata per secoli una nebulosa. Molti di questi corpi opachi si rivelarono essere galassie proprio come la nostra, e la luce di queste galassie si presentava di un rosso sorprendente. Questo spostamento verso il rosso è un fenomeno molto importante che addirittura permette di capire come si muovono queste galassie nell'universo. Di cosa si tratta? Beh, l'esempio che tutti conosciamo è quello dell'ambulanza. Quando si avvicina con la sirena spiegata, sembra che il suono diventi più acuto, ma quando ci passa davanti e si allontana, il suono sembra diventare più basso. Ebbene, con la luce succede qualcosa di simile. Quando una sorgente luminosa viene verso di noi, la luce diventa più blu. Quando si allontana, diventa più rossa. Il colore rosso delle galassie, scoperto da Edwin Hubble, aveva un solo significato, quindi, che questi ammassi di stelle si stavano allontanando. È la cosiddetta fuga delle galassie. Hubble capì per primo l'importanza di questo spostamento della luce verso il rosso, il cosiddetto red shift. Tutte queste galassie si allontanavano le une dalle altre e ad una velocità pazzesca. L'intero universo era quindi in espansione. L'idea di un universo in espansione colse tutti di sorpresa. La comunità scientifica era a disagio, persino Albert Einstein. Gli scienziati preferivano credere ad un universo sempre uguale, eterno e immutabile. Ma se le galassie si allontanavano le une dalle altre, voleva dire che in un passato lontanissimo erano state molto più vicine. Qualcosa le aveva messe in movimento, quindi l'universo aveva avuto un inizio. Oggi questo inizio è noto come teoria del Big Bang. In principio l'universo era un punto, incredibilmente caldo e luminoso, più piccolo di un atomo. Poi, nella madre di tutte le esplosioni, iniziò ad espandersi. Allontanandosi nello spazio, il gas di idrogeno si raffreddò, cominciando a formare le stelle che si raggrupparono in galassie. E le galassie assecondarono questo moto centrifugo, viaggiando sempre più lontano nello spazio in espansione. Ora possiamo quindi calcolare l'età dell'universo. È un'operazione relativamente semplice, come calcolare la durata di un viaggio in macchina. Se guidiamo a 50 km orari e ne abbiamo percorsi 100, possiamo desumere di essere in viaggio da circa 2 ore. Il redshift, lo spostamento verso il rosso, ci permette di determinare la velocità delle stelle. Le cefeidi, i nostri fari, cioè i punti di riferimento astronomici, ci dicono le distanze che hanno percorso. Agli astronomi non restava che dividere distanza per tempo.
risultò che il Big Bang sarebbe avvenuto tra i 15 e i 20 miliardi di anni fa. Tanto tempo fa, lontano, lontano. Qualcuno dirà, e allora? Sono i grandi interrogativi che l'uomo si pone da sempre. Quanto è antico l'universo in cui viviamo? Quando ha avuto origine e come si è evoluto? Sono delle domande fondamentali a cui hanno cercato di rispondere le religioni, la filosofia, la fisica e la matematica. Chi dovesse un giorno riuscire davvero a trovare una risposta riconosciuta da tutti, giusta e completa, beh, avrà scritto una grande pagina nella storia della scienza. Molte cose oggi naturalmente si sono capite, ma è un po' come leggere un libro senza occhiali, dove le parole piccole rimangono sfocate e ancora illeggibili. Con il passaggio del millennio si è diffusa in molti la consapevolezza che gli scienziati fossero ad un passo dal trovare la risposta. Invece non c'è. Non ancora. Oggi, per osservare le stelle, si sale in cima alle montagne. Il monte Mauna Kea, nelle Hawaii. Le Ande cilene. Il monte Hopkins, in Arizona. Robert Kirchner lavora a 2500 metri di quota e va a caccia di stelle morenti. L'inquinamento luminoso ha obbligato gli astronomi ad allontanarsi dalle città, costringendoli a veglie solitarie in località remote. Kirchner scruta il cielo in cerca di un improvviso bagliore. Il segno che una stella è esplosa, una supernova o anche la sua cugina minore, una nova. L'oggetto del mio lavoro, queste supernove, sono eventi rari e occasionali. Se manchi quella che si verifica in un certo anno o in un certo mese, allora è andata per sempre, hai perso l'occasione. Una supernova appare all'improvviso e per settimane brilla più di un'intera galassia. Se Kirchner e i suoi colleghi riescono a valutarne precisamente l'entità, questi fari cosmici potrebbero rivelarsi dei punti di riferimento ancora più precisi delle cefeidi. Il gioco ora, con le supernove, è scoprire quelle distanti e capire se si presentano uguali a quelle più vicine. Così disporremo di uno strumento efficace per effettuare una mappatura della struttura portante dell'universo. Le supernove, soprattutto quelle di tipo 1A, mi sembrano degli ottimi candidati per questo lavoro. È facile scoprire le tracce lasciate da una supernova. Nubi di polvere e gas occupano lo spazio lasciato da una stella esplosa. Ma le supernove sono rare. In una galassia di 100 milioni di stelle ne esplode in media una ogni 100 anni. Quindi Kirchner non può far altro che scrutare il cielo e aspettare. L'epoca eroica delle osservazioni astronomiche è finita. Allora era normale passare tutta la notte fuori. Ora invece ce ne stiamo seduti nella sala controllo, dove il segnale è visualizzato su uno schermo e poi lavorare sulla tastiera di un computer. 2, 20, 4. Bene. È dura restare in piedi tutta la notte. Marte, bene. C'è un senso di avventura in quello che facciamo. È un po' come quando da bambino me ne stavo sdraiato nella neve e cercavo di riconoscere le costellazioni. È anche una bella sensazione. Nell'era delle videocamere digitali e delle tecnologie laser, ci sono ancora uomini che scrutano i cieli e tecnici specializzati che fabbricano lenti per telescopi, come questo mostro di oltre 6 metri di diametro. Una cosa però non è cambiata molto dai tempi di Galileo Galilei. Gli astronomi combattono ancora quotidianamente il loro antico nemico, l'aria. La luce delle stelle diventa fioca e tremolante a causa del passaggio nella nostra atmosfera. Il tremolio delle stelle affascina i poeti, ma gli astronomi fanno di tutto per eliminarlo. Quel che possiamo fare è sparare un laser nel cielo. Puntiamo alcuni atomi di sodio che si trovano ad un centinaio di chilometri dalla superficie terrestre. Li facciamo bruciare con il laser, creando così una specie di stella artificiale che si trova perfettamente allineata con il debolissimo corpo celeste che vogliamo osservare. Poi, se misuriamo la distorsione della stella artificiale e la correggiamo, anche il debole corpo celeste che stiamo osservando risulterà corretto. E decolliamo! Decolla lo Space Shuttle Endeavour! Finché questa tecnica non sarà perfezionata, gli astronomi hanno un altro sistema per eliminare il tremolio delle stelle.
non c'è che da portare il telescopio al di sopra di questa fastidiosa atmosfera, in orbita. Nel 1990 la NASA lanciò il primo telescopio spaziale, intitolato ad Edwin Hubble. Purtroppo il suo specchio era difettoso e le prime immagini risultarono sfocate. Qualcuno doveva andare lassù e sistemarlo. Pronto, Houston? Andiamo a sistemare questo affare. Ricevuto. Allontanalo un po' dal sole. Abbiamo fatto un buon test di allineamento. Splendido! Houston, l'Endeavour ha stretto la mano al telescopio del signor Hubble. Ricevuto, Story. Credo che sarà una grande emozione per la comunità degli astronomi e per il mondo intero vedere di che cosa è capace Hubble, ora che ha un bel paio di occhi nuovi. Le prime immagini sfocate lasciavano il posto a spettacolari istantanee di nubi di polvere interstellare e grandi galassie piene di stelle. In un angolo del cielo grande come un fazzoletto, la cui osservazione poteva essere disturbata da un granello di sabbia in sospensione ad un metro di distanza, gli astronomi scoprirono qualcosa come 2000 galassie. Un nuovo universo si apriva davanti ai loro occhi. Per capire la straordinaria capacità visiva del telescopio spaziale si potrebbe fare questo paragone. Dall'Italia riusciremmo a vedere un fiammifero acceso a Tokyo. Non solo, ma se a 3 metri da questo primo fiammifero se ne accendesse un altro, potremmo distinguerli tutti e due. Una cosa straordinaria. È un esempio che spiega bene qual è la potenza di questo telescopio e che spiega perché ha permesso di vedere l'universo in una luce completamente nuova e anche a sollevare nuovi problemi. Nel 1994, presso l'Istituto Scientifico per il Telescopio Spaziale di Baltimora, l'astronoma Wendy Friedman stava approfittando delle nuove possibilità offerte da Hubble per osservare i cieli, quando si imbatté in qualcosa che sarebbe diventato la controversia cosmologica per oltre un decennio. Sì, volevo solo chiedervi di non cominciare le osservazioni finché non vi do il via libera. Queste quando sono state scattate. Wendy e la sua equipe, come Edwin Hubble prima di loro, cercavano stelle che funzionassero da punto di riferimento. Per il nostro lavoro serve un telescopio in orbita nello spazio, perché cerchiamo una precisa varietà di stelle. Si chiamano cefeidi. Dobbiamo individuare questi corpi celesti sullo sfondo di un'intera galassia e con l'atmosfera terrestre che deforma e disturba la visuale non potremmo localizzarle. La Friedman ottenne la migliore inquadratura di sempre di una cefeide in una galassia relativamente vicina alla nostra e ne misurò la distanza. Usando il redshift, lo spostamento verso il rosso, passò quindi a ricalcolare l'età dell'universo. Le nostre misurazioni preliminari ci indicavano che l'età dell'universo era compresa tra gli 8 e i 14 miliardi di anni e questo suscitò immediatamente un conflitto con tutte le altre datazioni finora effettuate. C'era un problema. L'universo della Friedman era più giovane di alcune stelle osservate finora e la datazione delle stelle era molto accurata. Gli scienziati possono infatti leggerne le variazioni della composizione chimica. Quando osserviamo un ammasso di stelle, non importa se siano centinaia o migliaia, quel che dobbiamo fare è misurare la luminosità della stella più luminosa che appare nell'ammasso e che quindi sta ancora bruciando idrogeno nel suo nucleo. Quella stella è come la lancetta dei minuti di un orologio, perché è quella più vicina a bruciare tutto il suo idrogeno, quindi a concludere il suo ciclo vitale, e permette di misurare direttamente l'età dell'ammasso. Purtroppo però l'orologio delle stelle è avanti di circa 6 miliardi di anni rispetto alla datazione dell'universo della Friedman. Abbiamo osservato gli ammassi globulari in cui si concentrano dalle 100.000 ad un milione di stelle e sono state datate da diverse equipe di fisici e astronomi di chiara fama e tutti hanno ottenuto datazioni fra l'11 e 18 miliardi di anni. È questo il problema. Siamo molto vicini a una chiara contraddizione tra l'età delle stelle e l'età dell'universo, il che sarebbe piuttosto imbarazzante, perché non si può essere più vecchi della propria madre. Chiaramente, se l'universo ha 10 o 14 miliardi di anni, non possono esserci stelle in questo universo che ne abbiano 15 o 17 miliardi. È illogico, almeno se crediamo che la teoria del Big Bang sia esatta o vicina alla verità. Wendy Friedman è consapevole del dilemma. Sa che, come molti altri enigmi riguardo l'universo, anche questo sarà a lungo oggetto di controversie nella comunità scientifica.
Ogni volta che impieghiamo un nuovo strumento, otteniamo dati molto più accurati di quelli del passato. Impariamo cose nuove. E sì, a volte ciò porta confusione, perché non abbiamo le risposte a tutte le domande che vengono suscitate. Ma è un dibattito sano per la scienza. È così che la scienza progredisce. Nell'universo c'è molto di più di quanto appaia. Possiamo vedere solo una piccola parte di ciò che si muove lassù. Ciò che chiamiamo luce visibile, la gamma che va dal rosso al violetto, non è che una porzione minima di uno spettro più grande. E ci sono molti modi per vederlo. Con la giusta tecnologia possiamo vedere il mondo a raggi X, agli infrarossi o con le onde radio. In poche decine di anni, nuovi strumenti hanno reso visibile un universo prima nascosto. Prendiamo il Sole. Non fa altro che ruotare in cielo tutto il giorno. Ma usando la porzione dello spettro detta a raggi X, gli astronomi scoprono che il Sole ha una vita molto turbolenta. Foto scattate con rilevatori di raggi X mostrano un ribollire di reazioni nucleari al di sotto della superficie solare. Usando pellicole sensibili agli ultravioletti, possiamo vedere immensi pennacchi di gas ad altissime temperature sollevarsi dalla superficie del Sole. La nostra stella, che ci appare così quieta e amichevole, è in realtà un concentrato di continue esplosioni termonucleari. Questo tipo di osservazione ci permette di vedere il cosmo in un modo molto diverso da quello tradizionale. È la cosiddetta astronomia delle alte energie, che ci mostra il volto violento dell'universo. Quindi niente stelle romantiche, luminose, tranquille, che come lampadine brillano nel cielo, ma semplicemente palle di gas che bruciano idrogeno trasformandolo in elio. Ci sono però anche altri modi per osservare gli astri. La NASA osserva invece l'altra estremità dello spettro, gli infrarossi. Normalmente la luce infrarossa è assorbita dall'umidità contenuta nell'atmosfera. Per questo i telescopi ad infrarossi vengono montati su aerei e portati in volo al di sopra delle nuvole. Come i fendinebbia delle nostre macchine, questi telescopi ci permettono di vedere in profondità nello spettro infrarosso e quindi di scrutare più a fondo l'universo. Quando il corpo umano si scalda, appare luminoso agli infrarossi. Quindi tutto ciò che ha almeno la mia temperatura nell'universo emette infrarossi. I pianeti, le comete e gli altri corpi celesti. Le regioni dell'universo dove si formano le stelle sono spesso nascoste alla nostra vista da nubi di polveri. Ora l'astronomia ad infrarossi ci apre una finestra su questa realtà. Oggi possiamo osservare nubi di gas di idrogeno inerti condensarsi e iniziare a riscaldarsi, dando vita alle stelle. Il cielo, osservato agli infrarossi, ci appare strano e meraviglioso. Una volta capito dove cercare, possiamo spingere lo sguardo in questi autentici vivai cosmici e scattare foto di stelle neonate. Ecco la nebulosa dell'Aquila vista dal telescopio Hubble. I punti luminosi al margine di questi colossali pilastri di gas sono protostelle. Si tratta di immagini spettacolari. Eppure gran parte di ciò che sappiamo sull'universo lo dobbiamo ad un rumore di fondo, un sussurro che arriva dallo spazio. Se ascoltiamo l'universo con un radiotelescopio, otteniamo soprattutto una specie di sibilo. È come il fischio del vapore che esce da un radiatore. Fu ascoltato per la prima volta nel 1965 per puro caso. I ricercatori dei laboratori Bell avevano allestito una potente stazione ricevente per captare i segnali dei primi satelliti americani per le telecomunicazioni.
Il segnale era però disturbato da un ronzio a bassissima frequenza, che sembrava provenire da ogni punto dello spazio. Stavano captando il residuo dell'esplosione da cui ebbe inizio l'universo, l'eco del Big Bang. La radioastronomia ha aperto la seconda grande finestra sull'universo. La prima fu aperta da Galileo, quando mise gli occhi in un telescopio. Poi ci fu il passaggio dagli occhi alla pellicola. L'altra grande svolta è stata la radioastronomia. Un grandissimo passo avanti in termini di nuove scoperte e maggiore comprensione. La scoperta della cosiddetta radiazione cosmica di fondo diede il colpo di grazia a coloro che volevano credere ad un universo eterno e immutabile. I sostenitori del Big Bang avevano vinto. La radiazione cosmica di fondo sembrava regolare ed uniforme e proveniva da ogni punto del cielo, proprio quello che ci si aspetterebbe da un universo che ha avuto origine in un solo punto. Allora perché le stelle non sono diffuse in modo uniforme nello spazio? Se l'universo si espande, le galassie dovrebbero spostarsi secondo un moto centrifugo uniforme. Ognuna dovrebbe allontanarsi dalle altre, come i canditi in un dolce che cresce in forno. Gli astronomi pensavano che l'universo si espandesse in modo uniforme e che le galassie si muovessero di conseguenza. Se così fosse, dovremmo vedere solo la rotazione della Terra intorno al Sole e del Sole intorno al centro della galassia. In realtà, però, vediamo anche il movimento dell'intera galassia. Questo ha colto di sorpresa gli astronomi. L'unica conclusione a cui siamo arrivati è che c'è qualcos'altro, a parte la semplice espansione dell'universo, che provoca il moto della galassia. Dopo averci riflettuto un po', siamo giunti alla conclusione che vicino a noi deve esserci una grossa concentrazione di galassie che attira la nostra, la Via Lattea. Gli astronomi provano a definire la posizione delle galassie con i computer ed ecco che vedono comparire filamenti, ammassi e muraglie di galassie. Com'è possibile se i radiotelescopi ci dicono che l'energia del Big Bang è diffusa in modo uniforme nel cosmo? Doveva esserci qualcosa all'inizio, piccoli addensamenti nell'universo primordiale che sarebbero cresciuti, creando le strutture galattiche attuali. Smoot cominciò quindi a cercare delle alterazioni nella radiazione di fondo che dimostrassero che l'esplosione del Big Bang non era stata uniforme. Nel 1989 caricò tutte le sue strumentazioni su un satellite, il Cosmic Background Explorer. Scoprì così delle minime variazioni nell'energia residua dell'attimo della creazione. Annunciata nel 1992, fu una delle scoperte più importanti del secolo scorso. L'universo tornava ad avere un senso. Successivamente Smoot informò la stampa che queste cosiddette increspature nella radiazione di fondo cosmica erano le più importanti mai osservate e le più antiche. Disse che era come trovarsi faccia a faccia con il creatore. Un nuovo satellite astronomico lanciato nel 2001 e tuttora in funzione, il WMAP, ha confermato l'esistenza di queste minuscole increspature nella radiazione cosmica di fondo. Sono queste increspature ad aver permesso la nascita delle stelle e delle galassie. Senza increspature, l'universo sarebbe oggi formato solamente da un'immensa nube di idrogeno ed elio, perfettamente omogenea. Niente stelle, niente galassie, niente pianeti. Non solo, grazie a queste nuove osservazioni, è stato possibile ricalcolare con una precisione mai ottenuta prima l'età dell'universo. Il responso del WMAP è 13,7 miliardi di anni, con un margine di errore di 100 milioni di anni in più o meno. Il problema delle stelle più anziane dell'universo è stato quindi in parte risolto. Ma anche se gli scienziati potessero finalmente spiegare perché ci sono le stelle e le galassie e gli ammassi di galassie, ciò non risolverebbe l'altro grande problema che si pone loro. Il problema è che l'universo è costituito almeno al 90% da qualcosa che non sappiamo cos'è. Vera Rubin è scomparsa di recente, ma in questa intervista ci spiega la sua scoperta. Come relitti presi in un vortice, le stelle poste alle estreme propaggini delle galassie dovrebbero muoversi più lentamente di quelle al centro. Ciò che la Rubin scoprì sembrava invece sfidare le leggi della fisica. Le stelle sull'orlo della spirale si muovevano alla stessa velocità di quelle al centro. Noi ci troviamo a due terzi del cammino. La Terra è infatti a due terzi della distanza tra il limite esterno e il centro della nostra galassia e orbitiamo a circa 800.000 km orari. Una bella velocità.
più veloce del previsto. Simili velocità possono essere solo il risultato di un'enorme spinta gravitazionale, che richiede più materia di quanta se ne sia mai trovata nel cosmo. Molta di più. Fu uno shock capire che quando studiavamo l'universo non lo stavamo studiando affatto. In realtà ne studiavamo solo il 5-10%, quel che è visibile. È come pensare di studiare la Terra osservando solo la Francia. Tutto ciò che abbiamo studiato e osservato nell'universo, i pianeti, le stelle, le galassie, gli ammassi di galassie, costituiscono appena il 10% dell'universo, forse meno. I primi tentativi di rintracciare la materia mancante non portarono a nulla. Così gli astronomi battezzarono quel 90% di universo invisibile la materia oscura. Nessuno sa cosa sia, forse stelle morte e buie, o un qualche tipo di polvere cosmica, o forse un qualcosa di infinitamente piccolo che riempie il vuoto. Forse i neutrini, delle particelle subatomiche, potrebbero costituire parte della massa mancante, ma non basta. Gli scienziati continuano a cercare altri candidati. Daniel Snowden-Ift avanza la teoria che la materia oscura sia costituita da ciò che i fisici chiamano con la sigla WIMP, che sta per particelle massive a interazione debole. Si tratterebbe di oggetti più piccoli degli atomi, sempre ammesso che esistano. L'unico modo per individuarli è cercare le tracce che lasciano nella materia. È una specie di particella fantasma. Attraversa la materia senza interagire con essa, oppure direi quasi senza interagire con essa. Di tanto in tanto, infatti, una WIMP passa e sposta l'atomo dalla sua sede naturale, e questo è l'unico indizio che abbiamo della loro esistenza. Snowden-Ift cerca tracce sfuggenti, rimaste impresse in rocce di mica vecchie di 1 miliardo di anni. La mica è uno dei minerali con la struttura atomica più regolare. Se una WIMP l'avesse attraversata, potrebbe aver spostato alcuni atomi dal loro allineamento naturale. Stiamo cercando il passaggio di una particella WIMP con il conseguente spostamento di uno degli atomi della mica. Quell'atomo fuori posto avrebbe modificato la composizione chimica della mica. Alla ricerca delle particelle WIMP, spacca un'infinità di campioni di mica, immergendoli poi in un bagno di acido cloridrico. È un po' come sviluppare una fotografia. Le lamine di mica vengono esaminate con un super microscopio, che le ingrandisce milioni di volte. La mica è forse il posto giusto dove cercare indizi per la materia mancante. Purtroppo, finora, Daniel Snowden-Ift non ha trovato nessuna particella WIMP. Alcuni anni fa, dei ricercatori sbalordirono un convegno di astronomi annunciando di aver trovato la materia oscura, o almeno una parte. Avevano infatti trovato delle distorsioni nella luce delle stelle, provocate da stelle nane, troppo fioche per essere osservate direttamente. L'alone di questi oggetti che circondano le galassie costituirebbe forse la parte mancante della massa dell'universo. Gli astronomi battezzarono questi corpi celesti piccoli e densi con la sigla MACHO, che sta per oggetti massivi e compatti di alone. La ricerca per individuare la misteriosa origine della gravità universale continua. Mi piace pensare che da qui a qualche anno sapremo che cos'è la materia oscura, anche se non ci scommetterei molto. Ma i progressi della scienza ci colgono spesso di sorpresa. Perché preoccuparsi tanto di cose che possiamo a malapena misurare e che non vedremo mai? Perché da qui può venire la risposta su dove va l'universo. La materia genera gravità, e la gravità è l'unica forza che possa agire come freno all'espansione che ha avuto inizio col Big Bang. Se non ci fosse abbastanza materia oscura, l'universo continuerebbe ad espandersi e raffreddarsi, e ciò che è iniziato con il Big Bang si spegnerebbe lentamente. Se invece la materia oscura prevarrà, l'espansione dell'universo rallenterà fino a fermarsi, per poi regredire, e tutto tornerà indietro. E il Big Bang finirà per accartocciarsi su se stesso. E forse, ma solo forse,
tutto ricomincerà da capo con un nuovo Big Bang. Per decidere quale delle due ipotesi fosse quella giusta, espansione eterna o Big Bang alla rovescia, un fisico americano, Saul Perlmutter, ha avuto una brillante idea: misurare la velocità di espansione dell'universo in varie epoche. Come? È noto che le stelle sono lontane sia nello spazio che nel tempo. La luce di una stella distante 1 miliardo di anni luce è partita 1 miliardo di anni fa da quell'astro e ci racconta com'era l'universo di allora, non di oggi. Riuscendo quindi a calcolare la velocità di stelle poste a varie distanze, si può avere un'idea piuttosto precisa di quanto rapidamente si stesse espandendo l'universo in vari periodi. E confrontando le diverse velocità di espansione in varie epoche, si può dedurre il destino finale dell'universo. Ma per riuscire in questa complicata misurazione, c'è bisogno di avere sempre lo stesso riferimento, cioè stelle che splendano sempre con la stessa luminosità, in modo che sia possibile calcolarne con esattezza la distanza. Esiste nello zoo cosmico questo faro di straordinaria precisione? Ebbene sì, come abbiamo visto, un tipo speciale di supernova detta 1A. In diversi anni di ricerche, e grazie a software capaci di individuare le rarissime supernove fra migliaia di immagini, vari gruppi di ricercatori ne hanno individuate con certezza 100. L'impronta, la firma che autentica una certa macchiolina come supernova 1A, si trova nel suo spettro luminoso. Ebbene, cosa hanno raccontato questi fari cosmici lontani non solo nello spazio ma anche nel tempo e situati in diverse epoche dell'evoluzione dell'universo? Sorpresa! Cosa abbiamo scoperto studiando la velocità di espansione dell'universo in epoche sempre più remote grazie alle supernove? Ci aspettavamo che questa espansione rallentasse con il passare del tempo, che la gravità frenasse l'espansione. Abbiamo invece visto che l'espansione dell'universo sta accelerando. Questa è stata veramente una scoperta sorprendente. L'espansione non sta quindi rallentando, come in precedenza si era ipotizzato. Sta addirittura accelerando. Il destino dell'universo sembra quindi un'espansione senza fine. Se così fosse, ad un certo momento lo spazio diventerà così gigantesco e le galassie così lontane le une dalle altre che non sarà più possibile vederle. Non solo dopo decine o centinaia di miliardi di anni le stelle cominceranno a spegnersi e a poco tutto il cielo piomberà nell'oscurità completa. Non ci sarà più la volta stellata e d'altra parte in quelle epoche remote non esisteranno più nemmeno il Sole o la Terra. Ma l'espansione continuerà, sempre accelerando, in eterno. Interrogativo. Cosa spinge l'universo ad espandersi sempre più velocemente? Gli astronomi ipotizzano una forza che, al contrario della gravità, respinge la materia. È stata chiamata energia oscura. Questa energia oscura in realtà è ancora un mistero, anche se le osservazioni attraverso satelliti astronomici sembrano confermarne l'esistenza. Ma non è tutto chiaro. Il nostro universo, del resto, non è così facile da capire in tante sue parti. Nuove missioni spaziali sono allo studio per cercare di misurare con più precisione certi aspetti fondamentali, come la radiazione cosmica di fondo, quella che è stata definita l'eco del Big Bang, ma anche la geografia, per così dire, degli ammassi di galassie e altri fenomeni come le lenti gravitazionali. Una di queste missioni è stata preparata dall'Agenzia Spaziale Europea, si chiama Planck, e il suo obiettivo è proprio quello di verificare quale sarà il destino dell'universo e di misurarne con maggiore esattezza l'età e capire la natura sia della materia oscura sia dell'energia oscura. Ma se questi interrogativi rimangono per il momento senza risposta, molti altri fenomeni hanno cominciato a trovare una spiegazione. Albert Einstein, tra le sue tante scoperte, rivoluzionò il nostro modo di concepire la cara, vecchia gravità. Gli astronomi in generale parlano solo di una forza, ed è la gravità, e la ragione è che quasi tutto ciò che conta su grande scala, come nel caso dei pianeti, delle stelle e dell'intero universo, è determinato dalla gravità. Grazie ad Einstein sappiamo che fu la gravità a staccare la mela di Newton dall'albero e che non è una forma di magnetismo. La gravità è una proprietà della materia e dello spazio. La materia curva lo spazio. Più massa c'è, più lo spazio intorno ad essa viene curvato. È per questo che la Luna gira intorno alla Terra.
è intrappolata in una curvatura dello spazio, una sorta di sacca gravitazionale creata dalla massa della Terra. Quando si raccoglie sufficiente materia, la gravità diventa abbastanza forte da schiacciare gli atomi di idrogeno, trasformandoli in elio. Questa fusione libera energia sufficiente a far nascere una stella. Ma la gravità può anche uccidere una stella. Le stelle nascono, invecchiano, si evolvono e alla fine muoiono, proprio come le persone. Hanno un ciclo di vita regolare. Nel corso dell'intero ciclo vitale di una stella c'è questo delicato equilibrio perché la gravità è sempre all'opera e cerca di schiacciare la stella fino a ridurla ad un puntino. E le altissime pressioni interne tendono a farla esplodere e a frantumarla. Eppure per quasi il 90% della sua vita una stella resta in equilibrio quasi perfetto e continua a bruciare idrogeno e a produrre radiazioni. Quando però il combustibile finisce e il fuoco si spegne, la gravità è libera di far collassare la stella. Una stella di media grandezza, come il nostro Sole, può bruciare ininterrottamente per 10 miliardi di anni. Poi, in una specie di spasmo cosmico, si gonfia, inglobando tutti i pianeti più vicini prima di collassare, diventando una nana bianca. Una stella con il doppio della massa del Sole collasserebbe in modo ancora più estremo, riducendosi ad una stella superdensa, con il diametro della città di New York, una stella di neutroni. Un cucchiaio di materia prelevato da una stella di neutroni peserebbe 100 milioni di tonnellate. Ma cosa succede alle stelle più grandi, quelle con una massa pari a 50 volte il Sole, quando il loro fuoco si estingue? Possono esplodere sotto forma di supernova, lasciando una stella di neutroni. Poi però continuano a restringersi, fino a ridursi ad un punto infinitamente piccolo, ma con una gravità così elevata che neanche la luce può sfuggirne. È dove finisce lo spazio, un buco nero. L'analogia che si usa per spiegare questa distorsione dello spazio-tempo è questa. Prendiamo un foglio di gomma, cioè un foglio molto sottile ed elastico, e mettiamoci sopra una palla. In quel punto la palla creerà una depressione nel foglio di gomma. E più la palla sarà pesante, più sprofonderà. Una palla molto pesante finirà per bucare la gomma e attraversarla. In altre parole, se troppa materia viene spinta in uno spazio limitato, finirà per romperlo, proprio come succede con il foglio di gomma. Se pensate che il buco nero sia una specie di bizzarria scientifica, siete scusati. Una stella invisibile, infinitamente piccola, è qualcosa che sfida il buon senso. Ma è ciò che succede quando usiamo la matematica come lente per leggere l'universo. Qui, su un altopiano desertico del New Mexico, hanno scoperto che i buchi neri esistono nella realtà, non solo nelle equazioni. 27 gigantesche antenne radio, ognuna di 25 metri di diametro, sono disposte nel raggio di 20 chilometri, formando un unico gigantesco radiotelescopio. Gli addetti ai lavori chiamano questo enorme sistema di antenne il VLA. James Moran è uno dei più stimati radioastronomi del mondo. Il VLA ha avuto un impatto notevole sul nostro lavoro negli ultimi 20 anni. È importantissimo per la sua enorme versatilità. La tecnica della radiointerferometria fu sviluppata dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma qui è stata usata per la prima volta su vasta scala. La polvere fa da filtro ai raggi di luce, ma questo strumento può penetrare lo strato di polveri, perché le onde radio ci passano attraverso. Così possiamo vedere le cose nella loro essenza, come non è mai stato possibile, ad esempio, nell'astronomia ottica. Si è così scoperto che un buco nero emette onde radio quando risucchia la materia al suo interno. I segnali possono presentarsi come un fascio di microonde, o meglio un laser a microonde, un cosiddetto maser. Perché un buco nero emetta un maser è un assoluto mistero. Penso davvero che nessuno potesse prevederlo. Abbiamo scoperto che il buco nero si presenta in realtà come una leggerissima nube molecolare a forma di disco. I miei amici lo chiamano il frisbee al maser. Quando abbiamo cominciato la ricerca, non speravamo di trovare molto in quella regione estremamente compatta intorno al buco nero. Tutto è semplicemente spuntato all'improvviso dai tabulati dei computer. Un buco nero può attirare tutta la polvere e i gas presenti nelle sue vicinanze, formando un disco vorticoso di molecole.
Queste molecole rilasciano grandi emissioni di onde radio al momento in cui vengono assorbite. Sembra che i buchi neri non siano generati da singole stelle, ma da interi ammassi di stelle. Hanno una massa pari a 100 milioni di volte quella del nostro Sole, pur avendo un'estensione puntiforme, infinitamente piccola. Questi mostri sono in grado di ingoiare intere stelle. Ma dove finisce la materia che viene assorbita da un buco nero? Forse al di fuori del nostro universo. È possibile. O forse rispunta in qualche altro punto dello spazio. L'immagine non è delle più eleganti, ma potrebbero esserci buchi bianchi che rigurgitano la materia ingoiata dai buchi neri in qualche altra parte dell'universo, come dei fori nel tessuto spazio-temporale, dei tunnel che consentirebbero di spostarsi da una galassia all'altra senza attraversare lo spazio intermedio. O forse la materia potrebbe finire in un altro universo. Stephen Hawking, uno dei massimi teorici di cosmologia, ha ipotizzato che i buchi neri nel nostro universo potrebbero aver dato origine ad altri universi. Ci sarebbe quindi un numero infinito di universi, come le bolle in una vasca piena di schiuma. Non lo sappiamo, e probabilmente non lo sapremo mai. Tutto ciò che finisce in un buco nero viene stirato fino a diventare più sottile di uno spaghetto. Ma niente paura, lì dentro il tempo non scorre più. Le regole dell'universo come noi le conosciamo sembrano non avere senso nei buchi neri. Ecco cosa succede quando si comincia a giocare con l'infinito. Ci si ritrova con un universo pieno di buchi e con tanto spazio libero per l'immaginazione. Il set di uno dei telefilm più famosi, un cult della storia della televisione. Così tu cominci a camminare fin qui da me. Star Trek, Voyager. Silenzio sul set. Qualcuno non è pronto? Si gira. Si gira. Azione! I want a full systems report. And Mr. Kim, Mr. Tuvok, I want every iota of information that was recorded regarding this phenomenon. Let's see what you have, Mr. Kim. There. It's registering only on subspace bands. We don't even have it on long-range sensors yet. Verteron emanations. Tunneling secondary particles. It certainly looks like a wormhole. But is it stable enough for us to enter? And if it is, where does it lead? There is, of course, a 75% chance a wormhole will not lead to the Alpha Quadrant. Stop! Riprendiamo dal punto di Jennifer. Sì, l'ho dato a lei. L'ho cambiato. Nella realtà, gli astronomi ci confermano che esistono pianeti che orbitano intorno ad altre stelle. Il problema è che la prospettiva di viaggiare fino a questi mondi alieni è ragionevolmente remota. La fisica del XXI secolo ci dice che nulla può andare più veloce della luce. Vuoi che lo rivestiamo di nero? Così, bene. Troppo lento per un'avventura del XXIV secolo, come Star Trek. Il dramma è che una serie televisiva come Star Trek doveva spostarsi su un pianeta diverso ad ogni puntata. Allora Gene Roddenberry propose di inserire qualcosa che chiamò propulsione a curvatura, che potesse creare una distorsione nello spazio, permettendoci di viaggiare nel subspazio. Come funziona? Non lo sappiamo, ma in ogni puntata entrava in azione e il pubblico sembrava soddisfatto. Molti scienziati si sono appassionati a questa serie e c'è chi ha scritto libri per spiegare le leggi della cosiddetta fisica di Star Trek. Too far away, we'd have to be within 1,000 kilometers to get a detailed analysis. That would mean a significant course change. Well, Mr. Kim, if there's even the possibility of finding a wormhole, I think we can afford a detour. Gli scienziati prendono molto sul serio la teoria dei tunnel spazio-tempo, al punto che George Smoot l'ha inserita una volta in un compito del suo corso di fisica. Dato un tunnel spazio-tempo di 3 km di diametro, calcolate cosa potrebbe passarci attraverso senza essere distrutto dalle correnti gravitazionali. I più piccoli dispositivi elettronici non si disintegrerebbero nel passaggio. La risposta è quindi sì, per qualcosa più piccolo di un chip o grosso modo delle dimensioni di un chip. Nei film e telefilm di fantascienza si vedono le astronavi imboccare solo piccoli tunnel spazio-tempo, ma nella realtà dovrebbero essere enormi. Almeno in teoria sarebbe possibile raggiungere così qualsiasi punto dello spazio o del tempo. Dal punto di vista fisico, un tunnel spazio-tempo è come una scorciatoia nelle leggi che regolano l'universo. Alla fine, ci restano più domande che risposte. Perché le galassie si muovono come se ci fosse un'enorme massa oscura ad attirarle?
Che cos'è la materia oscura o addirittura l'energia oscura? Il nostro lavoro non è far vivere la gente fino a 200 anni, né raddoppiare il prodotto interno lordo del paese. Quello che facciamo è arricchire la vita di ciascuno, cercando di rispondere ad alcune delle domande che penso interessino a tutti. Sono alcune delle domande più antiche, quelle che ci facciamo sin da bambini. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Ci sono altri mondi? Cosa c'è oltre l'universo? E cosa c'era prima che l'universo avesse inizio? E cosa ci sarà quando finirà? È come voler scoprire dove finisce la scienza e dove comincia la filosofia. E il dove e il come non sono chiari. L'astronomia moderna è una scienza giovane e ogni volta che le viene fornito uno strumento nuovo e migliore per scrutare nell'infinito, ecco arrivare delle sorprese. Sempre più dati che non collimano. Può sembrare che l'astronomia sia in totale confusione, nel caos. Può apparire così ad una visione superficiale, quando le cose non vengono comprese e i problemi restano irrisolti. Ma stiamo facendo progressi. La realtà è che possiamo partire da questi deboli indizi, da oggetti che riusciamo a malapena a misurare con gli strumenti più grandi e sofisticati, e ricavarne una proiezione di come si presentava l'universo 14 miliardi di anni fa. E questa è una cosa straordinaria. Perché l'universo esiste? È un dato di fatto che esiste. Ed è assolutamente splendido e perfettamente armonico. E funziona incredibilmente bene, come possiamo vedere. E noi, queste minuscole creature su un pianeta insignificante, in un angolo come tanti dell'universo, abbiamo potuto evolverci in questo universo e percepirlo nella sua interezza, tutto intorno a noi, e siamo in grado di percepire cose che distano da noi anche 14 miliardi di anni luce. E questa è un'idea che dà le vertigini. La nostra è l'unica stella nell'universo, per quanto ne sappiamo, che abbia fatto sviluppare la vita. Forse questo dovrebbe farci sentire un po' più speciali e insegnarci a dare più valore alla vita, sapendo che non è poi così comune. Siamo parte dell'universo. La materia che conosciamo, quella di cui siamo fatti, ha avuto origine dagli atomi prodotti dall'esplosione delle stelle. A pensarci bene, è affascinante l'idea che ogni atomo del nostro corpo provenga da qualche stella. Se non ci fossero le stelle a fondere gli atomi, a creare tutti gli elementi che conosciamo in natura, l'universo sarebbe uno sterminato campo di idrogeno e nulla di tutto ciò che conosciamo esisterebbe. Per questo non è poi così esagerato dire che l'uomo è polvere di stelle, perché il ferro che si trova nel nostro sangue, il calcio che si trova nelle nostre ossa, ma anche tutti gli altri elementi pesanti del nostro corpo, sono stati creati nell'esplosione di supernove. E così la nostra ricerca del senso dell'universo ci riporta a noi stessi. Se siamo fatti della stessa materia che si trova sparsa nel cosmo, si potrebbe dire che questi atomi, dopo un lungo viaggio e infinite vicissitudini, si sono aggregati in una struttura straordinaria, il cervello umano, che ora si gira indietro, guarda l'universo e, in un certo senso, contempla se stesso. Arrivederci alla prossima puntata.